splendida cornice del borgo più dipinto d'Italia, Sant'Angelo le Fratte, è stato presentato l'ultimo lavoro letterario di Michele Mirabella in forma di audiolibro che raccoglie 27 classici della poesia italiana. Da Giacomo Leopardi a Giovanni Pascoli, da Dante Alighieri a Giosuè Carducci, in un'opera straordinaria, valorizzata dalla magnifica voce di un appassionato conoscitore della poesia e della buona lingua italiana. Domani a memoria è un titolo che allude ironicamente e forse nostalgicamente alla prescrizione tipica di una scuola del tempo andato. Le opere cosiddette grandiose, secondo me, diventano tali solo se sono utili all'accrescimento culturale di un popolo. Se servono soltanto a giustificare carriere o semplicemente poligrafie erudite, non credo che avranno il successo nella storia, forse nell'attualità. Ma ripeto, Dante rimarrà per sempre perché ha interpretato la storia del popolo italiano e dell'Europa e dell'umanità. Come? Scrivendo tra il 1265 quando è nato e il 1321 quando è morto, scrivendo la storia dell'umanità che addirittura ha dei lati profetici. Agli intellettuali di oggi trovarli. Sono irresistibili, tra le altre, le letture della Fontana Malata di Palazzeschi con le sue onomatopee e i dialoghi, in cui Mirabella riesce a dare timbro e spessore diversi ai vari interlocutori, come in un celebre apologo della Fontaine, La cicala e la formica, o negli scambi di battute che scandiscono La notte santa di Gozzano. Michele Mirabella questa sera ha lasciato una grande testimonianza di grande spessore culturale e di cui questa piccola comunità ne è onorato. Il libro lo consiglio soprattutto ai giovani perché è una vera testimonianza culturale di queste bellissime poesie con un metodo tecnologico innovativo, con un CD che interpreta in modo teatrale la poesia.